Τον Κύριο μιλείτε και υπέρισσουθε σπάντα σούς και όνας. Ευαγγείτε πυρ και καύμα πήγω έπηγω και κάψον τον Κύριο. Τον Κύριο μιλείτε και υπέρισσουθε σπάντα σούς και όνας. Τον Κύριο μιλείτε και υπερισσούτε εις πάντας ούς αιώνας. Τον Κύριο μιλείτε και υπερισσούτε εις πάντας ούς Τον Κύριο μιλείτε και υπερισσούτες πάντα σούς αιώναν. Τον Κύριο μιλείτε και υπερισσούτες πάντα σούς αιώναν. Thank you.
Allora Gesù disse loro,
non temete, andate a lasciare le fratelli, che vado in Galilea e la mi vedranno. Mentre essi erano per via, alcuni della guardia giunsero in città e annunziarono ai suoi sacerdoti quanto era accaduto. Questi si riunirono allora con gli anziani e deliberarono di dare una buona somma di denaro ai soldati dicendo: dichiarate, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. Se mai la cosa verrà all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni noia. Quelli presi il denaro fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questa diceria si è divulgata fra i giudei fino ad oggi. Gli undici discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro gli si mostrarono innanzi, alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque a ammaestrare tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del tempo.